Buona domenica, bentrovati al consueto riepilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo da lunedì 4 maggio. È iniziata la fase 2, un graduale allentamento delle restrizioni imposte fino ad ora ed una progressiva ripresa delle attività industriali e commerciali. Con l'inizio della fase 2 parte il graduale allentamento delle restrizioni imposte all'emergenza sanitaria. Riaprono le attività manufatturiere, le costruzioni e il relativo commercio all'ingrosso legato ai settori in attività. Rimangono ancora chiuse le attività di vendita al dettaglio che non rientrano nelle categorie già autorizzate. Tra le importanti differenze rispetto alla fase 1, anche la possibilità da parte di bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e pub, non solo di consegne a domicilio, ma anche di asporto, con il divieto di consumare nei locali e nelle adiacenze. Un'altra novità riguarda le visite ai congiunti, che sono consentite, ma con il divieto di creare assembramenti. Sono invece esclusi gli amici. Gli spostamenti sono consentiti solo all'interno della regione, diversa la situazione degli studenti o dei lavoratori fuori sede che possono rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In Sicilia è concesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case a patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione estiva. Al via la riapertura anche dei parchi e dei giardini, tranne che per le aree gioco per i bimbi. D'obbligo il distanziamento sociale. Per l'attività fisica viene rimosso il limite della prossimità alla propria abitazione e sono quindi così consentiti gli spostamenti anche in auto. Ammessi anche gli sport individuali con allenamenti a porte chiuse per gli atleti, professionisti e non, dichiarati di interesse nazionale dal CONI. In Sicilia è prevista anche la ripresa delle attività delle società sportive che sono autorizzate ad iniziare attività amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione. Da oggi potranno essere svolti negli atenei esami e sessioni per tesi di laurea in presenza, purché vengano rispettate le condizioni di distanziamento. Via libera anche a laboratori e tirocini. Sono consentiti anche i funerali, ma con un massimo di 15 persone e con obbligo di mascherine. Permessa anche la visita nei cimiteri e l'acquisto di fiori e piante, ma permane almeno per adesso il divieto delle messe. Per quanto riguarda invece le attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti, il 17 maggio il presidente della regione, Nello Musumeci, proverà a strappare al Premier Conte il permesso di riaprire. Piena adesione dei vescovi siciliani alla nota della conferenza episcopale dopo il decreto del Premier Conte. I vescovi di Sicilia, interpreti del sentimento del clero e dei fedeli che desiderano la ripresa graduale della vita liturgica e delle attività pastorali, manifestano piena adesione alla nota della Conferenza Episcopale Italiana e condividono il disaccordo sul decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la messa con il popolo, compromettendo ulteriormente l'esercizio delle libertà di culto garantita dalla Costituzione italiana. Si ribadisce che è fondamentale distinguere tra le responsabilità politiche del governo, le responsabilità professionali del Comitato Tecnico-Scientifico e le responsabilità etico-spirituali della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana nel doveroso rispetto della propria autonomia e con l'adozione delle misure idonee a salvaguardare la salute dei cittadini. La persona non si nutre solo di pane e il suo equilibrio è frutto di una serie di relazioni con Dio e con gli altri. Gli squilibri, per di più, penalizzerebbero anche l'ambito economico e persino la salute fisica. Peraltro, sembra non comprendersi che l'attività solidale delle organizzazioni cattoliche, che si adoperano alacremente per alleviare l'indigenza di tante famiglie e sostenere le strutture sanitarie, nasce da una fede che deve attingere a una sorgente così fondamentale come la vita sacramentale. È auspicabile che in tempi brevi il governo italiano riavvii la trattativa con la Conferenza Episcopale Italiana per riesaminare orientamenti e protocolli finalizzati alla ripresa immediata della piena partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza. Delle risposte che ci vengono date, anche delle indicazioni rispetto a delle date in cui sarà possibile celebrare, naturalmente tornando a farlo in quelle maniere che sarà possibile, tenendo conto dell'emergenza che ancora stiamo vivendo. Non si vuole mettere fretta al governo né tantomeno al comitato scientifico, ma aspettiamo delle risposte che
che con l'attenzione primaria alla salute possano permetterci di dare una risposta anche alle comunità cristiane desiderose di tornare a celebrare nei modi e nelle forme possibili in chiesa. Sottolineo che il dialogo non si è mai interrotto, da parte nostra c'è sempre stata questa attenzione a tenere vivo il dialogo e adesso quello che ci aspettiamo è che rispetto alla questione salute e alle celebrazioni, naturalmente la comunità cristiana da questo punto di vista ha delle attese, ci siano date appunto indicazioni che siano corrispondenti all'attenzione alla sicurezza e quindi ci vengono dati dei tempi in cui poter tornare a celebrare e eventualmente anche confrontarsi su una gradualità con la quale necessariamente dovremo convivere. Martedì 5 maggio il presidente della regione Musumeci chiede a Roma l'aumento del numero dei voli e dei traghetti per la Sicilia. Il raddoppio delle corse aeree da e per la Sicilia e l'aumento di quelle navali sullo stretto di Messina. Gli ha chiesto il presidente della regione Nello Musumeci con una nota inviata ai ministri dei trasporti e della salute per far fronte al considerevole aumento di traffico a seguito dell'avvio della fase 2. Nella missiva il governatore ha manifestato la disponibilità ad un'integrazione del precedente decreto interministeriale sulla mobilità. In particolare si dovrebbe passare da 2 a 4 voli al giorno da Roma per Palermo e per Catania e viceversa, mentre i collegamenti navali tra Sicilia e Calabria da 5 diventerebbero 8 in ogni direzione. Musumeci ha chiesto anche che lo stato di necessità ricomprenda anche coloro che si ricongiungano alla famiglia o debbano rientrare alla propria residenza o domicilio. Restano immutate le prescrizioni già adottate dalla Regione, alle quali si devono attenere coloro che ritornano nell'isola, e cioè registrazione sul portale web dedicato dell'Assessorato della Salute, obbligo di isolamento in quarantena e sottoposizione al termine del periodo al tampone rinofaringeo. Per quanto riguarda i passeggeri e gli approdi a Messina, i controlli sanitari continueranno ad essere assicurati alla Regione, mentre per gli aeroporti di Palermo e Catania, la cui competenza è in capo all'USMAF, Musumeci ne ha chiesto il rafforzamento. Siamo arrivati alla fase 2, sottolinea il governatore, quindi bisogna allargare un po' la maglia, ne siamo tutti consapevoli. Naturalmente, man mano che il tempo scorre, verificheremo il dato epidemiologico e quindi valuteremo se chiedere di aumentare di volta in volta il numero dei voli, delle corse del treno e dei traghetti sullo stretto. Nessuno deve pensare, però conclude, che la fase 2 sia un tutti liberi. Siamo attenti, il dato di 3 regioni deve farci riflettere, in questo momento Veneto, Lombardia e Piemonte e insieme hanno 60.000 positivi, la Sicilia 2002. Ho ricevuto centinaia di richieste da parte di ragazzi, soprattutto, che mi chiedevano ci faccia rientrare. È difficile trovare il punto di equilibrio per coniugare da una parte le esigenze affettive e dall'altra le esigenze della prudenza e della cautela per evitare che si possa entrare in Sicilia senza sapere di essere portatori del virus, come succede anche agli asintomatici. Quindi bisogna essere prudenti per evitare di ricominciare da capo e la ricaduta sarebbe più complicata nella prima fase. Quindi buon rientro a chi ha più di un motivo per entrare nella nostra isola, per tutto il resto guardiamo avanti. Ad Almaviva 235 lavoratori del call center rischiano il posto di lavoro. Il 30 giugno scadrà la commessa con Sky e il gruppo annuncia ai sindacati l'ipotesi di rescissione del contratto. In questo momento sicuramente non ci aspettavamo, in piena emergenza sanitaria, di dover affrontare un problema legato a una perdita di una commessa. Sky ha dato una comunicazione alle organizzazioni sindacali e ad Almaviva che il contratto che scade d'appalto, che scade il 30 giugno, non intende rinnovarlo e che sta optando quindi per un'altra tipologia di scelta di organizzazione del lavoro del suo contact center. Tra l'altro nella comunicazione inviata ai sindacati non c'è nessun riferimento all'applicazione di eventuale clausola sociale che ricordo essere prevista dalla legge per quanto riguarda i cambi d'appalto nei call center e soprattutto la scelta in un momento così complicato appare sconfortante per quella che è il metodo e il tempismo col quale è stata comunicata. In questa commessa ci sono 235 lavoratori, è una commessa che storicamente si è sempre svolta a Palermo e Sky comunica questa sua scelta in una maniera, diciamo, come dicevo prima, abbastanza sconveniente.
Quello che noi chiediamo è che si ragioni su quelli che possono essere gli effetti della determinazione di Sky, venga nuovamente ripristinato il tavolo permanente che c'era prima dell'emergenza sanitaria legato alla crisi di Almaviva, per affrontare anche questo tema. Per le conseguenze che possono essere, diciamo, legate alla perdita di questa commessa. Quali saranno i passi se non avrete risposta dal committente? In un momento del genere è anche difficile, pensare di poter fare azioni eclatanti di piazza per ovvi motivi, però sicuramente metteremo in campo tutte le iniziative possibili per salvaguardare e tutelare questi lavoratori, per tutelare il perimetro occupazionale del sito di Almaviva Palermo e per comunque riuscire a capire quali sono le vere strategie di Sky, perché non ha comunicato che tipologia, diciamo, di contact center vorrà mettere in piedi dopo, diciamo, aver chiuso il contratto con Almaviva e soprattutto perché non ci sono riferimenti all'applicazione della clausola sociale. È una legge e quindi quella va rispettata. Questo chiederemo. Politica locale, già il sindaco Orlando ha preso posizione. Il sindaco Orlando sì, ha preso posizione, è sempre stato, diciamo, molto presente sulla vertenza Almaviva, quindi eravamo certi che non rimanesse insensibile a questa notizia che è giunta tra l'altro alla vigilia del 1º maggio, in maniera, diciamo così, del tutto inaspettata per la modalità, ecco, perché che stessero discutendo sul rinnovo era noto. Ma che la disdetta del contratto senza nessun riferimento a, come dicevo prima, a clausole di salvaguardia, piuttosto che come continuare i rapporti lavorativi, ci ha veramente comunque spiazzati dal punto di vista anche morale, perché non si fa così. Mercoledì 6 maggio, bonus ai dipendenti regionali per sbloccare la cassa integrazione. Il ministro della Pubblica Amministrazione invia gli ispettori alla regione. Fu attivato l'ispettorato del Dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti in merito alla vicenda. A dirlo il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Ancora bufera sulla richiesta di un bonus da parte dei dipendenti regionali per sbloccare le richieste di cassa integrazione. Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi lascia attonita, ha scritto il ministro su Facebook, apprendere della richiesta di ulteriori bonus retributivi da parte dei sindacati dei dipendenti della Regione Siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga. Soltanto nell'isola circa 130.000 persone attendono l'erogazione di una così importante misura messa in campo dal governo. La pubblica amministrazione in queste settimane, come ho più volte detto, deve essere motore della ripartenza del paese e non può permettersi, avverte il ministro, di avanzare con il freno a mano tirato. È ancora comunque mistero sull'accordo tra regione e alcuni sindacati che assegnerebbe 10 euro ridotti a 8 nel giro di qualche settimana a 140 dipendenti dell'assessorato al lavoro per incentivarli ad evadere più pratiche possibili con lo scopo di velocizzare la trasmissione all'INPS dei decreti per la cassa integrazione in deroga attesa da 37.000 aziende per 130.000 lavoratori in Sicilia, con lo scopo di coinvolgerne altri 100 per ora in smart working. Al momento esiste un foglietto sottoscritto ieri nel corso di una riunione al Dipartimento Lavoro che l'ANSA ha recuperato. C'è scritto a penna che si tratta di un'ipotesi di accordo. In calce ci sono le firme dei segretari dei sindacati SIAD, CIS Funzione Pubblica, SADIRS Funzione Pubblica CGIL e UIL Funzione Pubblica. Non ci sono quelle di UGL e COBAS CODIR che non hanno partecipato all'incontro perché avevano chiesto un rinvio per approfondire il tema. Un'azienda veneta ha regalato un box triage per i tamponi al Policlinico di Palermo. Sono state tante a vario titolo le iniziative di solidarietà a sostegno al sistema sanitario regionale e più diffusamente a chi quotidianamente si trova impegnato in prima linea negli ospedali. Nello specifico al Policlinico Giaccone di Palermo è stato installato un box triage per effettuare i tamponi per il Covid-19 che consente di eliminare il contatto tra il personale sanitario e i pazienti sospettati di positività al virus. La struttura donata al Policlinico di Palermo è stata ideata da un'azienda della provincia
provincia di Padova, specializzata in refrigerazione industriale, che ha riconvertito una propria linea di produzione in questa apparecchiatura battezzata Salva Italia. In pratica il medico all'interno del box cabina indossa dei guanti in lattice che sporgono dai fori realizzati lungo una parete a vetri, quindi effettua il prelievo del campione al paziente che resta all'esterno della cabina. Per l'uso successivo sarà sufficiente sanificare i guanti. Al momento quello installato al Policlinico di Palermo è l'unico ad essere impiegato in Sicilia. Nei giorni scorsi invece un'azienda meccatronica con sede a Partinico ha donato quasi 90.000 mascherine monouso di tipo chirurgico al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana per la distribuzione agli ospedali e alle forze dell'ordine che operano nell'isola. Tutti i progetti, frutto delle donazioni e le azioni di solidarietà, sono stati concertati con le varie aziende ospedaliere o con le ASP e comunque sotto la supervisione della Regione Siciliana. In questo particolare momento di crisi causata dal Covid-19, aziende professionali che pur non essendo direttamente coinvolte nel comparto sanitario si sono attivate, hanno ritenuto di dover dare un contributo per la lotta all'epidemia da coronavirus. Tra queste aziende bisogna dare lode alla Tecnodom di Padova, che ha ideato questo box dotato di tutte le condizioni di efficienza per eseguire in massima sicurezza i tamponi nasofaringei. Giovedì 7 maggio, cassa integrazione, ritardi, il Presidente della Regione, chiedo scusa ai lavoratori, la prossima settimana 40.000 pratiche chiuse. Chiedo scusa a tutti i lavoratori che aspettano ancora la cassa integrazione. Mi assumo la responsabilità dei ritardi. Sono le parole del Presidente della Regione Nello Musumeci, pronunciate oggi nel corso della conferenza stampa e web conference, dopo i ritardi, la bufera e lo stop al bonus ai dipendenti regionali per le pratiche sulla cassa integrazione. Verificheremo, ha detto Musumeci, se c'è responsabilità dolosa in questi ritardi e ragionevolmente la prossima settimana potremo concludere tutte le pratiche. Sulle dimissioni del direttore del Dipartimento Lavoro, Giovanni Vindigni, il governatore ha sottolineato: ha fatto il direttore solo per qualche settimana, è una persona per bene, ma si è trovato in quel posto nel momento sbagliato. Con responsabilità ha lasciato, anche se la colpa è solo mia, ed ha aggiunto: vi assicuro che stiamo recuperando e nel più breve tempo daremo serenità alle famiglie. Accade solo in Sicilia? No, è il sistema che non funziona in gran parte delle regioni. Sono 27.400 le pratiche espletate in questi 10 giorni su un totale di circa 40.000. In teoria siamo oltre il 50%, in pratica no, perché sono necessari altri due passaggi e l'INPS ha bisogno di altro tempo per le verifiche. È stata adottata una piattaforma sbagliata. Sulla polemica dei 10 euro a pratica, un fuoco di paglia, ha detto Musumeci, peraltro riguardava solo alcune città. L'accordo è stato sconfessato dagli stessi sindacati e non ho voluto mettere benzina sul fuoco. Infine il governatore è intervenuto anche sui 100 milioni da erogare per l'assistenza alle famiglie in difficoltà, ma che non sono andati a destinazione. 320 comuni su 390 in Sicilia hanno firmato la convenzione e 297 hanno ricevuto le risorse. Nel frattempo è intervenuto anche lo Stato, ma non appena i fondi erogati da Roma finiranno, ci saranno quelli regionali disponibili. Anche all'Università di Palermo è iniziata la fase 2, il rettore Fabrizio Micari al via con voglia di ripartire nel rispetto di gradualità, prudenza e soprattutto tutela della salute. La fase 1 si è conclusa, con il 4 maggio comincia una fase 2 e allora in questi giorni abbiamo lavorato tantissimo per vedere quali fossero le linee guida e cosa fosse opportuno riaprire con il 4 di maggio, con il 5 di maggio. E devo dire che i principi che ci hanno ispirato sono stati, da una parte, la forte volontà di dare un segnale di ripresa, di fare vedere che l'università, così come è stata fortemente presente nella fase 1, così vuole aprirsi, vuole ricominciare, vuole ripartire con tutte o quasi tutte le sue attività già nella fase 2, che durerà fino all'estate. Dall'altro lato però i principi che ci hanno guidato sono quelli della gradualità e della prudenza, perché non c'è dubbio che bisogna garantire assolutamente la sicurezza in primo luogo ai ragazzi ma anche ai docenti e al personale tecnico amministrativo. E allora i ragionamenti che abbiamo fatto sono stati sul vedere quali erano le attività che maggiormente era necessario riaprire. In primis i laboratori per lo svolgimento di attività di ricerca, che partiranno già giorno 11
con regole di distanziamento, con regole sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con una serie di altri accorgimenti per la sanificazione e per tutte le altre misure di sicurezza. Dall'11 saranno aperti per professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti. L'idea è che da giorno 18 potranno essere aperti anche per i ragazzi che sono impegnati in tesi sperimentali. Nel frattempo, già in quei giorni ripartiamo con l'attività di orientamento. L'attività di orientamento non potrà che essere fatta online utilizzando il nostro portale e tutti i nostri accessi su tutti i social. Peraltro, abbiamo una nuova veste grafica che proprio nei prossimi giorni sarà rilasciata per quanto riguarda il portale, per quanto riguarda tutta la parte dell'orientamento e dell'internazionalizzazione. In merito all'internazionalizzazione, i nostri corsi in lingua inglese continueranno anche l'anno venturo in modalità online, proprio per rendere più facile l'accesso agli studenti stranieri. Dall'altra parte, tornando alle novità del mese di maggio, dal giorno 18 contiamo di riaprire le biblioteche, almeno per quanto riguarda il servizio di deposito e di prestito dei libri. Da questo punto di vista, questa era una delle grandi esigenze che i ragazzi avevano manifestato insieme appunto alle tesi sperimentali, quindi da giorno 18 li accontentiamo, anche lì misure di sicurezza, distanza, sicurezza. Ancora successivamente contiamo di lavorare per la riapertura di alcune aule, delle aule più grandi, in modo tale che nel mese di giugno, per quanto riguarda le prove scritte lì dove strettamente e assolutamente necessarie, potranno essere svolte in presenza. La nostra idea è che a giugno e a luglio vengano mantenuti a distanza gli esami orali di profitto e vengano mantenuti a distanza, per ragioni di sicurezza, anche gli esami di laurea. Venerdì 8 maggio, mafia, sequestro per Vincenzo Gammicchia, sigilli al consorzio per la revisione dei veicoli. Nuovo provvedimento di sequestro di un'azienda e conti correnti nei confronti di Vincenzo Gammicchia. Nel novembre del 2019 il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo aveva già bloccato beni per circa 17 milioni di euro. Gammicchia, imprenditore palermitano nel settore della vendita ed assistenza di pneumatici, è stato ritenuto contiguo alla criminalità organizzata alla luce delle precise e puntuali dichiarazioni rese nel corso degli anni da numerosi collaboratori di giustizia che lo hanno indicato come soggetto che si prestava ad occultare nelle proprie attività commerciali risorse di provenienza illecita delle famiglie mafiose dei Galatolo e dei Fontana. Con tale provvedimento era stato disposto il sequestro dei 5 punti vendita di numerosi immobili, autovetture, nonché rapporti bancari e polizze assicurative, nonché della parte delle quote societarie detenute in un consorzio operante nel settore della revisione dei veicoli. Nell'ambito delle operazioni di immissione in possesso dei beni sequestrati, veniva acquisita dalle Fiamme Gialle documentazione contabile e societaria che ha consentito di sviluppare specifici approfondimenti sul consorzio di cui Gammicchia e i suoi congiunti detenevano formalmente quote societarie. Sulla base delle investigazioni è emerso che queste ultime erano totalmente estranee alla gestione dello stesso. Nei fatti l'azienda era interamente riconducibile a Gammicchia quale strumento operativo della più complessa strategia imprenditoriale. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha sottoposto quindi a sequestro l'intero capitale sociale e il complesso dei beni aziendali del consorzio, nonché rapporti bancari e polizze di investimento per un valore totale di oltre 2 milioni di euro. Tutte le imprese oggetto del sequestro dello scorso novembre del provvedimento odierno proseguono regolarmente la loro attività e sono affidate ad un amministratore giudiziario che le gestisce nell'interesse della collettività. Dopo le dichiarazioni dell'assessore alla mobilità del comune di Palermo, Giusto Catania, che ipotizza una ripartenza di ZTL e strisce blu già dal 18 maggio, si apre il fronte del dissenso. Ne parla Igor Gelarda, consigliere comunale Lega Palermo. Secondo step della fase 2 e a Palermo si torna a parlare, si torna a discutere di zone blu e ZTL. Sì, una follia totale. Abbiamo appreso ieri queste dichiarazioni da parte dell'assessore Catania, che nel momento in cui la città è in ginocchio per tutta una serie di ragioni, dichiara che una delle sue priorità è quella di fare ripartire il 18 maggio ZTL zone blu. È assolutamente assurdo.
In questo momento servono piani di ripartenza per un'economia e per un tessuto economico e sociale che è fortemente provato. Tra l'altro, è alquanto bizzarra pure la motivazione, che io mi permetterei di dire quasi la scusa, che adotta l'assessore Catania, dicendo che è provato che le polveri sottili trasportino il Covid e aumentino quella che è l'incidenza dell'infezione. Bene, a parte il fatto che questa cosa ancora è allo studio degli scienziati, bisogna dire all'assessore Catania che si faccia un giro per la città, perché comunque il traffico è diminuito di almeno la metà e quindi poco avrebbe a che fare con le polveri sottili, ma ancora in questo momento la città, la zona centrale è desertificata, con i negozi chiusi, i turisti che non ci sono, le attività ricettive completamente chiuse. Quindi, e poi, altra domanda, che cosa c'entra l'evitare la diffusione del Covid con le strisce blu? Questo è il tipico atteggiamento di chi non ascolta gli altri, di chi non ascolta la città, di chi non ascolta le associazioni di categoria. Tutte le associazioni di categoria hanno chiesto all'assessore Catania, al sindaco, di tenere chiusa la ZTL almeno fino alla fine dell'anno e poi riparlarne con una forma condivisa. Questo significa veramente non capire i problemi della città e dare la mazzata definitiva a un'economia in ginocchio. Da sottolineare a proposito dell'economia che il 18, in concomitanza di un'ipotetica ripartenza delle zone blu, potrebbe riaprire qualche esercizio commerciale chiuso da tempo. Molti non riapriranno, addirittura già hanno parlato di nessun tipo di riapertura. Questo effettivamente potrebbe ulteriormente scoraggiare gli ipotetici acquirenti che non prendono la macchina da 2 mesi, perché lei ha parlato del 50%, ma è ben al di sotto il numero di persone che hanno utilizzato la macchina in questi periodi, da considerare che gli essenziali erano davvero pochi. Ovviamente sì, io parlo degli ultimi giorni, abbiamo sentito il comandante della Polizia Municipale, dottore Messina, che ci parlava di una riduzione del traffico di circa il 40-50%, quindi la metà dal 4 maggio. Questa è una cosa grave, ha detto bene lei, molti negozi non riapriranno subito, stanno aspettando gli aiuti dello Stato che non verranno, ma se il comune non può dare grossi aiuti economici, non ne può dare nessuno, può almeno evitare di fare ulteriore danno. Sabato 8 maggio, operazione washing hall della Guardia di Finanza, scoperta attività abusiva di finanziamento in una sala giochi, arrestati i titolari e sequestrati beni per 1 milione di euro. Per i reati di peculato ed abusiva attività finanziaria ed anche per il reato di riciclaggio, la Guardia di Finanza ha eseguito 2 misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di 2 coniugi, Chiara Gulotta e Domenico Cottone, rispettivamente rappresentante legale e amministratore di fatto di una sala giochi operativa in via Cavour. L'autorità giudiziaria ha anche disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziaria per 1 milione di euro relativo al debito complessivo con l'erario maturato nell'arco di 4 anni, nonché della sala giochi. Le indagini condotte dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, avvalendosi di intercettazioni telefoniche, videoriprese, nonché indagini patrimoniali, hanno permesso di accertare che i titolari dell'attività subconcessionaria per la gestione dei giochi telematici installati all'interno della sala giochi si sono appropriati, omettendo il versamento alla società concessionaria dello Stato, degli importi dovuti per legge su tutti tutte le giocate effettuate e quelli previsti dal canone di concessione. I coniugi, inoltre, all'interno della sala giochi esercitavano una vera e propria attività abusiva finanziaria. La procedura, consolidata nel tempo, prevedeva l'emissione a titolo di finanziamento nei confronti dei clienti più stretti di ticket validi per le giocate, dietro consegne di assegni bancari postdatati e, in alcuni casi, addirittura privi di data di emissione. Federnoleggio Sicilia si associa alle preoccupazioni del comparto turismo sull'impatto che il Covid ha avuto sul settore autonoleggio, autobus e auto con conducente, una crisi che riguarda 40.000 aziende in tutta la regione, mezzi fermi da febbraio. Il bilancio fino a questo momento è disastroso, nel senso che le nostre attività sono completamente ferme sin da febbraio, cioè da quando è iniziata
l'emergenza perché a noi manca la materia prima, cioè i passeggeri, quindi non abbiamo modo di poter trasportare le persone per le limitazioni che ci sono state. E soprattutto, visto che la nostra è un'attività legata al turismo internazionale, la totale cancellazione di tutte le prenotazioni per la stagione in corso, e siamo preoccupati anche per il 2021. Questa è la situazione che in questo momento ci preoccupa maggiormente, oltre al fatto che non vediamo, diciamo, interventi governativi che ci possano far uscire da questa situazione. Per Ecco, noi la diciamo il fase 2. decreto Cura Italia ha fatto qualcosa in termini di liquidità. Voi siete un po' una via di mezzo tra il turismo e il commerciale. Noi, diciamo, siamo con la camicia dei trasporti e i pantaloni del turismo, nel senso che siamo in entrambi i comparti, però non siamo pienamente riconosciuti nel settore turistico dal punto di vista normativo. Il decreto Cura Italia è assolutamente insufficiente, l'abbiamo criticato in più occasioni, in più sedi, perché non ci dà quella liquidità che noi abbiamo chiesto per gli aiuti al settore, cioè la liquidità con il fondo perduto. I prestiti in questo momento a noi non ci soddisfano e sono inutili, tant'è che molte aziende non le hanno, anzi la quasi totalità delle aziende non le ha chieste, proprio perché non abbiamo prospettive di lavoro a breve, per cui non possiamo impegnarci a chiedere delle somme che dovremmo restituire anche a partire fra 24 mesi. Per noi, ripeto, la stagione attuale è saltata ed è a forte rischio anche quella del 2021. A Quindi il livello Cura Italia. regionale, quante sono le imprese? Diciamo. Noi in Sicilia, tra noleggio autovetture e autobus, siamo circa 4.000 aziende. È un comparto molto nutrito, che ovviamente l'unica, come dire, assistenza e cura ci sta arrivando dall'interessamento della regione che nell'ultima legge finanziaria approvata detiene, possiede qualche prevede qualche contributo per il nostro settore, ma con fondi ovviamente molto limitati. Ci saremmo aspettati molto di più, ovviamente, dal governo nazionale, che ci ha trascurati sia come settore sia come impresa in generale. Noi il giorno 12 avremo un incontro tra le associazioni di noleggio con conducente al MIT, che ci ha convocati, ma siamo sicuri che non uscirà niente di buono. Cioè, anche il Ministero si sta concentrando su delle proposte che a noi in questo momento sono del tutto inutili. È tutto, grazie per averci seguito, ancora una buona domenica.